Gentili telespettatori, appena terminata la conferenza stampa del presidente Aurelio De Laurentiis con il sindaco Angelo Caruso, il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio e i rappresentanti della società sportiva Calcio Napoli e mister Spalletti, dove si è presentato il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. News della Valle è stata presente nel servizio che andrete a vedere. Appunto, vi proponiamo i momenti salienti della conferenza, un'intervista al sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. Sarà un ritiro importante, sarà un ritiro ricco di eventi, ma soprattutto sarà un ritiro dove i tifosi potranno riabbracciare ed avere una capienza al 100% di quello che sarà lo stadio Teofilo Patini e di altre strutture di Castel di Sangro. Un saluto a tutti dal vostro inviato a Napoli, dal direttore responsabile News della Valle Alto Sangro, Michele Visco. Ufficializzato le date, sappiamo che ci saranno anche tante amichevoli, insomma sarà un ritiro dopo questi due anni di Covid sicuramente molto più pregno di attività. Sì, lungo se vogliamo, dal 23 al 6, quindi è un bel periodo e caratterizzato da tre eventi amichevoli credo importanti, due quantomeno con squadre straniere abbastanza quantomeno di prima divisione, quindi insomma tutto si preannuncia per il meglio, quindi starà poi al mister definire anche il perimetro di accessibilità per le amichevoli, però credo che davvero partiamo con il piede giusto e ripristinando insomma i piaceri del ritiro. Sarà un ritiro, come abbiamo detto, dal 23 luglio fino al 6 di agosto, con tanti eventi, non solo le amichevoli, ma eventi per i tifosi. Sì, eventi per i tifosi, ne parlavo col mister in maniera più confidenziale, affinché insomma soprattutto i giocatori possano incontrare la stampa, possano incontrare il pubblico, quindi celebrare quei momenti che piacciono a tutti e che rendono veramente tangibile il rapporto con la squadra e con i tifosi. Sindaco, il presidente si era preoccupato del terreno di gioco, che è successo? Nulla, non è successo nulla, nel senso che noi abbiamo un periodo invernale cruento, lo sappiamo tutti, per cui le attività di manutentive iniziano a maggio e se volete vi mostro la foto di questa mattina. Vediamo anche la foto. Sì. Stiamo per capire quello che è successo, perché De Laurentiis aveva chiesto delle delucidazioni sulla questione del terreno di gioco. Eccola qua. Quindi il terreno è perfetto. Beh, come ho detto, di serie A. Sindaco, quest'anno a disposizione del Napoli anche altre strutture, Cinema Teatro Italia, diceva il Teatro Tosti per gli eventi all'interno, quindi facciamo conoscere a tutti la realtà di Castel di Sangro. Sì, noi porremo a disposizione senz'altro tutte le strutture, non abbiamo bisogno di precostituire barriere diciamo di distanza o insomma allestire luoghi che anche se apparentemente hanno il sapore diciamo dell'evento, ma in realtà avevano lo scopo di distanziare, di dissuadere, di allontanare. Quindi invece oggi torniamo al pieno regime, quindi con la massima agibilità negli ambienti proprio importanti della città, che ha un cineteatro, ha un teatro, una piazza meravigliosa, ha un palasport, tutti i luoghi dove insomma possiamo differenziare ogni genere di iniziativa sicuramente legata al ritiro. Infine l'ultima per News della Valle Alto Sangro, sindaco, è possibile ipotizzare in futuro una collaborazione maggiore con il Napoli che vada anche oltre il periodo del ritiro, ecco, qualche evento sul sociale, sulla cultura, si potrebbe parlare anche di questo? Ne parliamo spesso, parliamo anche di attività sul campo juniores dello sport, del calcio in particolare, però dobbiamo attendere che la normalizzazione, perché poi sono attività che suppongono anche ingaggio di sponsor importanti, che proprio per favorire il profilo sociale, l'accesso, l'accessibilità diciamo, a chiunque, proteggendo ulteriormente anche categorie deboli, ma quello significa avere il massimo sostegno possibile dal sistema economico.